Ragazzuoli, oggi location differente, però si parla sempre di calcio, ragazzi. Alla fine il risultato cambiano gli addendi, il risultato non cambia. Fatto sta comunque che è finita Palermo-Cosenza. Perdiamo per 0-1, immeritatamente. Cioè, immeritatamente, ma meritiamo di perdere in modo immeritato. Cioè, adesso vi spiego. Nel senso che, ragazzi, sicuramente se parliamo della prestazione in campo, secondo me non meritiamo assolutamente di perdere. Però io sono dell'idea che quando tu per 90 minuti, anzi per 97 minuti, giochi meglio dell'avversario e non la butti dentro, meriti di perdere. Perché ragazzi, tu non puoi avere il controllo, ok, che il Cosenza ha preso il palo, che comunque è stata un'occasione molto importante. Però ragazzi, vedi adesso tu hai avuto il pallino del gioco in mano per 97 minuti, hai giocato bene, hai avuto tante occasioni che non hai sfruttato. E poi ragazzi, nel calcio funziona così, se non fai come minimo un gol, le partite non le puoi vincere. Ragazzi, il minimo un gol è obbligatorio farlo per vincere, per provare a vincere una partita. Abbiamo sempre questo problema. L'anno scorso ci lamentavamo che non creavamo occasioni, che non c'era gioco di squadra. Quest'anno questo problema non c'è. Devo dire che la squadra a me piace come gioca. Eppure, ragazzi, abbiamo magari un miglior centrocampo, comunque dei migliori interpreti. Abbiamo Di Francesco, abbiamo Insigne, che secondo me sono dei giocatori validissimi. Abbiamo Henderson a centrocampo, Koulibaly, cioè, ragazzi, giocatori che secondo me hanno innalzato e non di poco il livello della squadra. E adesso ragazzi devo stare qui a parlare, a fare degli sfoghi, perché ragazzi, perché non sfruttiamo le occasioni. Ragazzi, ce n'è sempre una qua, qua ce n'è sempre una. Brunori che ormai non segna più neanche per sbaglio, e Di Mariano ragazzi che a me continua a non piacere perché non mette Insigne al posto di Di Mariano, ancora non lo so, deve partire sempre Di Mariano titolare, non lo so, poi sembra che c'ha il posto fisso lì e non lo vuole lasciare. Mi è piaciuto tanto Di Francesco, anche se rispetto alle altre volte l'ho visto un po' più spento, però ragazzi comunque quando fa le giocate sue le fa sempre. Canotto che si inventa un gol della Madonna, cioè ragazzi penso che in tutta la sua vita non farà mai più un gol del genere. Sicuramente noi abbiamo avuto delle colpe perché lì non puoi farlo tirare con tutta questa facilità. Poi ragazzi è normale, il gol così lo devi saper fare, assolutamente, però tu se non gli dai tutto quello spazio non gli dai il modo neanche di potersi coordinare bene. Cioè ragazzi lui gliel'ha fatto tirare, lui ha avuto il tempo di coordinarsi e di puntare all'angolino, prende il palo anche fortunato e la palla poi entra. Noi ragazzi che abbiamo sprecato un sacco di occasioni, abbiamo avuto tanti contropiedi, Lucioni che recupera palloni in mezzo al campo, fa il contropiede, 4 contro 3 eravamo, 4 eravamo noi contro 3 loro, palla per Brunori che gliela tira in bocca al portiere. Tanto, ripeto, raga, tante occasioni, adesso non mi ricordo le minime occasioni, ma ripeto, ragazzi, le occasioni le abbiamo avute. Arriviamo sempre lì, arriviamo per crossare, arriviamo per arrivare in area di rigore, o tiriamo e becchiamo gli avversari, o la tiriamo a fanculo, oppure, cioè, cross in mezzo, ragazzi, per nessuno. Raga, bisogna concretizzarle. Bisogna concretizzare queste cavolo di occasioni. Poi, ragazzi, abbiamo sempre questo problema. L'abbiamo avuto quest'anno, l'abbiamo avuto l'anno scorso, l'abbiamo avuto l'anno scorso ancora. Non sappiamo o chiudere o riuscire a sbloccare queste cavolo di partite. Perché io non mi ricordo un Palermo. Perché, ragazzi, questa sera la partita era da vincere. Perché tu vincendo te ne andai al primo posto con il Parma a 13 punti. Ora sei fermo a 10, siamo se non mi sbaglio o terzi o quarti, non mi ricordo. Ma comunque devono giocare ancora delle squadre che vincendo ti supererebbero anche in classifica. Quando tu vincendo questa, arrivavi ragazzi al primo posto, un Cosenza che a parte il palo non aveva fatto nulla, raga. Non aveva fatto nulla. Io non lo so, ragazzi, non so. Sottovalutiamo l'avversario, prendiamo sotto gamba le partite. Non lo so, non lo so qual è il problema, ragazzi, vero e proprio. Fatto sta che comunque quando c'è da vincere una partita, noi non la vinciamo mai, mai, mai. Ora parliamo dell'allenatore perché adesso so che molti diranno Corini out. A me Corini non piace, ok? Io sono dell'idea che Corini quest'anno abbia una squadra da Serie A, cioè da salire in Serie A. Se tu quest'anno non sali in Serie A, c'è un problema. Perché ragazzi, la squadra quest'anno c'è, hai preso giocatori più forti, li ho già nominati. Di Francesco, Insigne, Koulibaly, Henderson, hai preso un giocatore esperto come comunque Lucioni in difesa che secondo me ti fa tanto la differenza. Però ripeto ragazzi, le partite se non segni non fai nulla, cioè puoi al massimo pareggiare. Poi fatto sta che poi però, vedi, alla seconda azione ti fanno il gol della Madonna, tu perdi la partita. Ora io non me la sento di arrabbiarmi, di sfogarmi, perché ragazzi, cioè, gli sfoghi sono altri, gli sfoghi sono le partite contro il Bari dove non vinci in 9 contro 11. Io qua non me la sento di arrabbiarmi con la squadra. Però, ragazzi, la delusione c'è. Perché, ripeto, era una partita che ti permetteva di arrivare al primo posto. Era una partita che comunque tu dovevi vincere perché sulla carta eri più forte. Poi
Tu adesso fai arrivare un Cosenza che prima di questa partita aveva 5 punti, quindi aveva la metà dei tuoi punti, non vinceva fuori casa da marzo, e ragazzi, noi ragazzi siamo in grado di far fare i record alle squadre, cioè li facciamo sbloccare noi ragazzi, cioè almeno pagateci perché siamo buoni con tutti ragazzi, e facciamo, diciamo, battiamo dei record in negativo. Ah, ragazzi, assurdo, assurdo, assurdo. Ci vuole sicuramente un cambio di marcia non dal punto di vista di costruzione dal basso, perché comunque, ripeto, a me piace la squadra come gioca, come costruisce le azioni dal basso, non siamo più quella squadra che gioca palla lunga, tranne quando abbiamo subito gol, perché quando abbiamo subito gol ci siamo cominciati a disunire, palle lunghe, provando cose a caso, però ripeto, la squadra quando è tranquilla gioca bene, a me piace, però raga, bisogna buttarla dentro, perché se non la butti dentro... Raga, non fai nulla. A me dispiace perché, ripeto, è una partita importante sia soprattutto per la classifica ma anche per il morale. Va bene così, raga. Speriamo di rifarcela prossima. Speriamo, lo spero con tutto il cuore. Ragazzuoli, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate della prestazione. Vi lascio tutti i miei social qui sotto in descrizione. Seguitemi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Noi ci vediamo con un prossimo video e sempre forza Palermo. Bella.